Teresa Noce. Nel giugno del 1946 Teresa è la prima degli eletti alla Costituente nella circoscrizione di Parma e una delle più votate del Partito Comunista Italiano a livello nazionale. Per la sua indiscussa preparazione farà parte della Commissione dei 75, che si occuperà di elaborare il progetto della Costituzione Repubblicana. Anche in questa sede Teresa si distinguerà per serietà e preparazione, oltre che per indipendenza di pensiero. E infatti, nel 1947, contravvenendo alle chiare indicazioni di Togliatti, decide di non votare il famigerato articolo 7, che inseriva i patti lateranensi nella Costituzione. Una scelta che mette in crisi, per la prima ma certamente non l'ultima volta, il principio fondante e unificante della laicità dello Stato e che Teresa vive come una vera e propria capitolazione. Ma nel partito avevano ormai imparato a conoscerla. Farle cambiare idea sulle questioni di principio era impossibile e ne avranno la riprova nel 1948, quando alla Camera, durante la prima legislatura, Teresa scatena la battaglia parlamentare per l'approvazione della legge sulla maternità. Vuole solo estendere il più possibile i diritti delle lavoratrici madri. Si oppone a tutti gli emendamenti che considera peggiorativi, rispondendo con controemendamenti e chiedendo per ognuno il voto nominale. Quando uno dei deputati, chiarissimo luminare della scienza medica, afferma che qualsiasi donna è in grado di riprendere il lavoro, anche in fabbrica, dopo 15-20 giorni dal parto, Teresa indignata gli urla contro. «Lei ha mai partorito? Allora taccia, perché non ha mai neppure allattato!» Dopo 2 anni di accese discussioni, ottiene più di quanto sperato. La legge che verrà approvata sarà una delle più avanzate al mondo nell'ambito delle tutele per le lavoratrici madri.